Berte! Non vado il tuo letto! Non lo so! Mannaggia il culo di strano! Buongiorno! Esci con il nostro cazzo! Ma guarda quanto sei bellino! Abbassa tu! Cazzo tuo padre! Cazzo tuo padre! No! Ma guarda quanto sei bellino, tutto alto! Abbassa il tuo letto! Ma perché? Abbassalo! Ah! Come perché? Ma buongiorno! Buongiorno! Sciatta di coglione! Ma buongiorno! Guarda, si alzano? Beh, fermati! Guarda quanto è bellino sto letto! C'è appena un'altra volta, mannaggia! Magia! Ma come volevo alzare, su, che la finisce! Fashion block! Il mio outfit è questo, per andare... ad asparagi, perfetto, ti mimetizzi, ok? Only asparago, oh yeah. Il vostro outfit per andare ad asparagi, cappello, zainetto, camu, come cacchio si dice? Via, yeah. Tutti asparagi. Sapete quante ce ne entrano qua dentro da asparagi? Boh, non lo so. Le scendi giù e guardate chi c'è. Nonna Maria, che stai a fa? La pasta per la pizza. Impasta e dai, e dai, e dai, e dai. E impasta, impasta, impasta con la pasta tutta pasta. Pasta buona, coglione, pasta beh. Pizza. E basta, pasta, va impasta, via! Impasta, impasta. E va pasta, via! E il papa si dimette perché sì, è stanco, ciao. Non ne può più. Il papa si dimette. Va via! Io ti tiro. Metta cava! Fa! Metta tacca lì! Fa! Scemo! 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 Vaffanculo! No! Fa! Codrilli, vediamo quanto siete forti, ma io sono convinto che lo siete. Se entro la fine di aprile arrivo a 100.000 iscritti su YouTube, farò un video epico, cioè già mi sto preparando, ma mi manca quella spinta tipo il vaffanculo del nonno, raga, quindi vai, iscrivetevi tutti e se entro la fine di aprile arrivo a 100.000 preparerò un video veramente forte. Sguai! A tempo vi comunico che dopo basta comunicazione, perché a me mi sono rotti i coglioni, vi voglio fa sempre divertire, ma ritornano le storie dei giorni passati, sabato e domenica come sapete a volte ci riposiamo, ma ore 13 appuntamento con me. No! Come si come la fa? Porca ma... No! No! Ma no, 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 e allora che idea che c'entra? Sì. Da un cazzotto da nuda? C'ha anche ragione, cioè tu te la prendi con chi non c'è, vero? Così. Sente un po' così. Ma quanta forza c'ha? Ma com'è possibile? 92 anni mi fa male con cazzotto, incredibile, dopo sono una bestia io. Dopo ricresce tutto il petto. Guarda, provando su grusso. Guarda, non entro più sull'iPhone. Ma basta che te sciacque di coglione. Sì, no, chiappo, me ne vado. No, le minacce no. No, le minacce no, cioè ovo via, cioè nel senso che vai sull'ovo via o che vai. Perché voglio capire bene, perché uno può andare via anche in seggio via. Beh, ma allora tu non ne arrobi coglioni. Ma ovo via. Avrei da fare le cose col cervello. C'è ragione, ora solo cose col cervello. C'è ragione. Porca no! No! Scemo! Scemo, mi hai scottato. Ma subito. Ma c'erano delle notizie. Scottanti. Ma quelle notizie le avete di coglione, capito? Ma volevo fare il fochino. Ma aspetta, ne da lì. Dove andà? Affanculo. Dove andà? Affanculo. Dove andà? Affanculo. Affanculo. Oh. Oh. Grande Peng, hai spaccato tutto. Ragazzi, colgo l'occasione di dirvi che se vi piace il calcio, vi piace fare qualche bolletta, seguite il mio amico Peng, perché non è mago, però il fatto suo lo sa. Drilli, molti di voi mi hanno richiesto di trading, di cose così, ma chi ha competenze, chi è esperto, sono loro. Fate swipe, andate a vedere, se ve lo metto un motivo c'è.
Ambassata. Io voglio fare il ballerino. Tu fai il cretino. Fammi fare il ballerino. No, tu fai il cretino. Fai il cretino. Di cancan. Di cancan voglio fare il ballerino. Di cancan. Di cancan. De cancan, de cancan. Lei più spagnolo, eh? Fammi fare ballerino di cancan. Fammi fare, guarda i popoli che c'è, guarda. Dove ce l'hai i popoli? Sono cazzi miei. Dove ce l'hai i popoli? No. Io voglio fare il ballerino. Fa il ballerino. Fammi fare il ballerino. Ah! Fammi fare. Oh, ah! Giappo. Lunedì mangia i cappelletti, cioè io tutto healthy e tu te mangi i cappelletti, ma te rendi conto? Oh, oh no, oh no, oh no. Sembrava un clima quasi primaverile, ma si è annuvolato tutto, sta nevicando, incredibile, stanno riaprendo tutti gli impianti, Madonna di Campi, gli Ortisei, Canazei, Selva, Corvara, incredibile, quattro passi aperti, seggiovie, ski lift, sta nevicando, guarda. Sta facendo gatto delle nevi, ski lift, seggio via, ovo via, guardate quanto sta nevicando. Ma è venuto cambiare perché sennò, ma fai prima metti i cappelletti di là, guarda quanto ha nevicato. Arzughe? Ma vuoi i cazzo mio? E dopo? E dopo la gli affanculo. No, ma veramente? E poi? Arzugone! Video su YouTube, le storie di venerdì, quindi fate swipe e andate a vedere le storie di sì è venerdì, perché c'è un tutorial molto interessante, non so se vi ricordate. Swipe. Guardate, c'è questo ragazzo che deve dire una cosa. Massaggiare le cosce dell'Angeloni, eh. A guerre Carletto Live. Guarda che cosce, fa piano, pozza scoppia, tira un calcio, ti do, mi frega un cazzo, ti do, Sto aspettando il super boss, il coccodrillo numero uno, e faccio il solito scherzo, eccolo, vediamo come reagisce. Boh, arriva che lo porta a fangiretto, povero stellino mio. Oh, benvenuto, era ora, è ora che te sto aspettando. È ora. Mannaggia, tira su sto sedile. Perché? C'è salito qualche scrofa. Oh, vieni su. Ma come qualche scrofa. Come stai al top? Guarda, oh! Mamma mia, stai al top, guarda che lavoro! Ta! Stai al... sotto palla come hai messo? Oh, basta che la finisci! Vorrei sapere chi è sto stronzo che ha inventato sto, me ha messo la cintura dietro. Quindi il signor per Mini, tocca fare. Cioè, veramente per la cintura. Le cose assurde. Dì un po', signor Mini. Signor Mini. Vada. 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 No, no, che dopo questo me c'ha i soldi, mi fa causa. Ma basta me sto sedile. Ma fai un cazzo dritto, mi pare. No. Che te pare? Un cazzo dritto. Ma non di ste cose. Ma non di ste cose. È chiaro. Pronto? No! Ma chi è? Ma l'ha buttato! Chi è? Che cazzo devo dire di qui? Smettale, me ne vuoi! No, no, le minacce no! Vabbè! Questi! Eh? Oh! Che gomme hanno? Bigami! Pe? Lì! Che gomme hanno? Bigami! E dopo? Vaffanculo, te sciacco di coglio! Smonta ste gomme. Stavo. Partita la vernice. Come tocca dai? E qui c'è la vernice attaccata. Come tocca dai? Con pure di pasta, va via. Integrale o? Sì. Eh? E qui uguale. Che pasta ci vuoi? I cappelletti. Ma vaffanculo. Andrà a l'insalata non ce l'ha, ha preso le mozzarelle, eh? Sì, le mozzarelle e basta, sto stronzo, mazza la radio forte, per un famo sentito.
nessuno sa fare più. Apro lo sportello e butto. Ah, me la smetti, perché apro lo sportello? No, 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 no. A me. L'apri, oh, sei matto? L'apri, l'apri, l'apri. Sì, ho preso le mozzarelle. Che hai preso? Ma chi è lui? Lui è e sarà e resterà per sempre il bello di Roma! Che famoso! Va via, va! Bello. E la pensa che io sono io e tu, e sei, tu non sei un cazzo! Ale! Voi siete il marchese del coccodrillo! Io sono io! E voi? Voi altri non siete un cazzo! Non siete niente! Oh. Il 29 c'è il richiamo del cincillà. Ah, sì, sì, ecco, del cincillà. Eccolo qua, richiamo. Qua, no, no, Benedico, com'è? Filippo. Benedico Svobis Bestemmia. Va via. Stronzo. Assassino. Mantenuto. Mantenuto. Mantiene il suo figlio. Va via. Le comi. Oh, mi scocciate la macchina, però. Si è mosso. Coccodrilli, finalmente 600.000 followers. Non do mai tanta importanza ai numeri, però chiaramente è bellissimo, è fantastico. Grazie mille a tutti voi. Ma vi voglio dire una cosa: quest'estate ufficialmente uscirà una mia canzone, un singolo featuring Nonno Faustino. Quindi sarà veramente una bomba, ragazzi. Ormai ve lo posso dire. Che sto cercando delle ragazze da inserire nel videoclip, chiaramente verrà girato a metà maggio, quindi chi è interessata può scrivere a info@carlettolife@gmail.com. vi lascio qua la mail, scrivetemi se siete interessati a partecipare, perché sarà un video pazzesco, ci sarà mio nonno, ci sarà Filiberto, dei miei amici influencer, quindi super super super, ragazzi. Devo dirvelo in mille maniere, in mille modi, anche vestito un po' meglio, però ragazzi, so così. Oggi mi andava di darvi questa bella notizia, lo posso fare, ve lo dico così. Con la canottiera da coccodrillo ci sarà la canzone, la nostra canzone dell'estate. È la canzone che mi ho fatto. Bellissima. Ti piace? Tanto. Quante volte l'ascoltiamo al giorno? Quasi tutti e tutti i giorni. Tutti i giorni, tutti! Come fa, come fa? Zitto, 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 ancora non si può far sapere. Però tu sei carico? Sei contento? Tanto. Anche quando ti fa il pennello? Come fa il pennello, un cazzo di tonno. No! Chi sarebbe Betty McGuire? Non farlo. Ma chi stai a guardare? Quelle. Perché? Perché niente. Senti di qui. Che c'ho? Ma... Beh, leva ste mani, là, mi fa incazzare sino di quattro bestemmie. Ma tu invece pronte te scarpe. Coccodrilli, avete ragione, mi sono dimenticato l'estrazione delle tagliatelle di nonna Maria. Ma siccome non l'aveva fatta sti giorni, mi è passato di mente. Domani farò una diretta con l'estrazione. E chi sarà il fortunato le riceverà a casa. Tanto c'ho tutto scritto, non vi preoccupate, anche se quello della torta di Pasqua ancora non mi ha fatto sapere niente, ma sono rimasto un po' male perché io l'avevo spedita tutto quanto. Ero contento di un feedback, se mi vedi, sapere se aveva gradito o no. Se mi vedi, fammi sapere. Niente, adesso aspettiamo questo vincitore delle tagliatelle di questo contest. E niente, quelle sono buone, raga, le tagliatelle, quanto sono buone. Spazio alle vostre storie, come ogni sera. E domani martedì, mercoledì, sarà un anno che è scomparsa la zia Gianna. E la ricorderemo, quindi... Ma io, vabbè, è dentro di me, quindi... Però, non avendo fatto il funerale per via del Covid, mercoledì andare a messa e ricordare la zia Gianna sarà veramente bello e...
lo condividerò con voi.